Ciao ragazzi, sono Francesco Verolino e sono uno street photographer napoletano. Oggi parliamo di una cosa che è un po' particolare, appunto la street photography. Partiamo dal presupposto che dal mio punto di vista la street photography non esiste. Ma forse non è vero che non esiste, esiste. È un genere molto complesso dove assolutamente non è sufficiente stare per strada con la macchina fotografica a scattare. E la street photography è quel genere che va dalla ritrattistica fino addirittura alla fotografia d'architettura, avvicinandoci con la urban photography. Questo insieme di generi fa in maniera tale che noi identifichiamo alla perfezione la ritrattistica, perché sappiamo che deve avere centrale la figura umana. Mentre invece con la street photography non è detto che succeda questo. Tantissime sono le fotografie che mettono in evidenza il primo piano di un marciapiede. Chi ha Windows lo sa perfettamente, perché è una delle schermate d'avvio. Anche quella è una street photography che ci comunica qualche cosa. Ora, fermo restando che la street photography, come tutti i generi fotografici, deve dare comunque un contenuto, cioè quella che io chiamo la sostanza della fotografia, e può essere arricchita con degli stili fotografici che in questo momento sono particolarmente interessanti, come per esempio bianco e nero contrastato, una color grading che ricorda più gli effetti cinematografici e così via. Allora, l'insieme di queste cose, diciamo, il fatto che non abbia dei contorni di perimetro definiti alla perfezione la street photography, e il fatto che possa essere realizzata con più stili di immagine, quindi con più una diversa comunicazione, rende la street photography un elemento estremamente complesso. Ma è complesso anche perché le città sono cambiate, cioè il nostro modo di vivere la strada si è modificato nel tempo, sono modificate radicalmente tutte quante le attrezzature fotografiche che noi utilizziamo per riprendere. Mi è capitato recentemente di sentire un video di Gianluca Bocci che contestava Yotobi. Ora, Gianluca Bocci è uno dei più anziani dal punto di vista della sua storia su YouTube, youtuber di fotografia, più che di fotografia, di macchine fotografiche, perché fondamentalmente è quello che fa. Cioè lui presenta e fa tutte quante le caratteristiche dei tools, quindi delle attrezzature delle macchine fotografiche. Yotobi è, dal canto suo, un youtuber di intrattenimento che offre anche dei contenuti tecnici non inerenti alla fotografia. Yotobi a un certo punto decide di realizzare un video sulla sua sessione di street photography, specificando che era la prima volta e che aveva questa passione che non si era mai concretizzata. Realizza questo video partendo dall'attrezzatura fotografica, ai preset che vuole utilizzare, fino poi a questa passeggiata che lui fa per strada con gli scatti che decide di portare poi sul computer e poi successivamente di pubblicare nel video. Molto apprezzato, io ho apprezzato moltissimo Yotobi, perché prima di tutto si è messo in gioco con una cosa che è running, cioè non l'ho mai fatta e ho intenzione di realizzarla, e mi è piaciuto molto questo contenuto. Tra le altre cose, ha avuto anche il coraggio di far vedere i suoi scatti. Poi probabilmente io consiglierei a Yotobi, parti da un altro punto, non partire dai tools per arrivare ai preset di immagine che tu vuoi dare con Lightroom, ma parti dal contenuto. Questa unica eccezione che posso sollevare invece non è stata riscontrata da Gianluca Bocci, che pur si direbbe a Napoli ciaccando e medicando, quindi dicendo che aveva sbagliato questo punto di vista, ma poi dicendo vabbè, ma io ti premio, afferma invece una cosa differente. Dice: guarda, non ci siamo, non è questa la street photography, è una cosa differente. E quello che mi colpisce di tutto questo ragionamento è che Gianluca Bocci presenta una fotografia di Cartier-Bresson. Io sinceramente, caro Gianluca, avrei preferito mettere le mie fotografie, cioè non che tu mettessi le mie fotografie, ma uscendo fuori da questo errore che si commette, si parla di fotografia ma di fatto si parla di macchine fotografiche. Nella realtà una cosa è parlare di macchine fotografiche
Un'altra cosa è parlare di fotografia, sono due concetti che sono completamente differenti. Io avrei apprezzato molto, moltissimo, se tu avessi presentato le tue fotografie di street per farti vedere, per presentare la tua visione del problema. Mi sembra molto limitativo criticare un altro senza far vedere che cosa sia in grado di realizzare. Potresti dire, ma io non sono in grado, e allora a quel punto è inutile realizzare un video su YouTube. È passato un po' di tempo da quel video, io ho riflettuto molto se farlo o no, però uno degli spunti che ti devo dire grazie, perché è una delle cose che mi hai dato tu, è proprio il fatto di pubblicare le fotografie. Poi possono essere giudicate bene o male, possono piacere o non possono piacere, può essere detto tutto, ma sicuramente Bresson è più bravo di me, ma io comunque continuerò a pubblicarle. E comunque anche quando realizzerò le recensioni, in tutti i casi preferisco sempre far vedere gli scatti realizzati con quell'attrezzatura fotografica. Detto questo, ovviamente, bravo YouTube, perché ci vuole coraggio a fare determinate cose, l'hai fatto. In tutto questo, quando ti capita di essere a Napoli, con grandissimo piacere, andremo a fotografare insieme, e non per darti dei suggerimenti, però per farti riflettere su alcuni aspetti. Quindi, grazie a tutti, ci vediamo prestissimo, ci sono tantissime novità, mi è arrivata questa fantastica arma letale da street photography, poi dopo ve ne parlerò, non ne parlo ora, e quindi a prestissimo troverete altri video su questo canale. Per chi non l'ha ancora fatto, se vi è piaciuto il video, come al solito un mi piace, come al solito se non siete ancora iscritti iscrivetevi e cliccate sulla campanella, così sarete sempre aggiornati tutti quanti i vari contenuti. Ora vi lascio a qualche foto. Ciao e grazie.